L'importanza della sostenibilità è un argomento, un tema fondamentale di rilievo e molto attuale e ne parliamo con il sindaco Marco Succius, il sindaco di Aglie, e con il consigliere sempre di Aglie, Loredana Dolci, benvenuti. Grazie. Ciao, grazie. All'insegna della sostenibilità avete praticamente modificato quella che è la fiera di primavera in la prima fiera della sostenibilità con un convegno che si terrà sabato 20 maggio. La fiera vera e propria purtroppo per il tempo è stata rimandata in autunno. Come è nata questa idea, questa attenzione alla sostenibilità? È nata esattamente un anno fa, perché dalla notte dei tempi ad Aglie esiste una fiera che appunto è stata la tradizionale fiera commerciale che si tiene ogni anno la terza domenica di maggio, che è stato un punto saldo per molte generazioni di aglesi, che però negli ultimi anni aveva subito un lieve declino, un po' per le abitudini commerciali ovviamente, come ben noto, che si sono modificate negli anni, e un po' perché noi stessi come amministrazione abbiamo anche puntato su altri eventi, quindi anche in modo un po' consapevole. L'anno scorso, dopo l'ultima edizione, ho lanciato una scommessa al mio consigliere Loredana, che ha le deleghe al commercio, e ci siamo detti, dobbiamo rilanciare la fiera, dobbiamo trovare un tema verso cui declinarla, cambiandone i contenuti e per rendere interessante al pubblico con qualcosa di estremamente attuale. E quindi nasce l'idea di parlare di sostenibilità e in particolare con il focus sulla mobilità sostenibile. Un focus sulla mobilità sostenibile di cui si parla appunto nel convegno che è in programma sabato 20 maggio al Salone Franco Paglia. Mi muovo è il titolo appunto di questa fiera della sostenibilità e Mi muovo Stories del convegno. Esatto, Mi muovo Stories l'abbiamo deciso per due motivi. Il primo perché, come si legge nel sottotitolo, parole chiave per una mobilità sostenibile, abbiamo individuato 8 relatori di altissimo livello che possano raccontare delle loro storie interessanti, ovviamente in chiave di mobilità sostenibile. E Stories anche perché abbiamo voluto mantenere il legame con uno di quelli che è i maggiori progetti di territorio che insomma si sviluppa quest'anno sul territorio di 8 comuni, tra cui quello di Aglie, che è Morena Stories. Quindi siccome questo progetto è un progetto importante che si lega a tutte le altre manifestazioni, abbiamo deciso di lavorare in questo senso per anche nel nome degli altri eventi creare una sorta di collegamento. Quindi numerosi relatori che racconteranno delle storie che presumo siano delle quali siano stati protagonisti. Sì, assolutamente. Sono 8 relatori che vengono sia dal mondo imprenditoriale che in qualche modo dal mondo, posso dire, intorno alla sostenibilità, quindi del management oppure della consulenza, e ognuno racconta storie che sono in qualche modo centrate con la loro esperienza. Ci sono imprenditori come, intanto mi viene in mente Alberto Marazzato, del gruppo Marazzato, che viene a parlare di storia, perché il suo padre negli anni ha collezionato quella che oggi è la più grossa collezione in Europa di camion d'epoca. Loro sono una società che si occupa, tra l'altro, di utilizzare i camion nel loro lavoro. Quindi lui viene a raccontare quella che è stata una loro esperienza che li ha portati fino ad oggi alla Fondazione Marazzato. Poi abbiamo per esempio un imprenditore del Canavese, si chiama Diego Alfani, lui ha un'azienda che si occupa di tutt'altro, di pezzi di ricambio per le macchine utensili, però durante il Covid dalla sua passione ha creato una moto tutta di legno. L'ha chiamata Lignea, ne ha creato un'azienda e questa moto sarà presentata durante la sera del convegno. Lui racconterà come è nata questa idea e come è nata l'idea di fare una moto con i pezzi di legno recuperati, tra l'altro, quelli dai fiumi. Quindi è un qualcosa di molto particolare. E così via, sono gli 8 i temi. Parliamo di 2 ruote, parliamo di pedali, parliamo di 4 ruote, perché abbiamo tra gli ospiti anche Enrico Pisino, che è il capo del Competence Center CIM 4.0. Parliamo di aria, abbiamo Paolo Pari di Skygate, che è un'azienda importantissima che fa dei droni per il trasporto di persone, quindi un progetto innovativo e molto futuristico. Parliamo di ambiente con Linda Bovo di 3B, una società che ha fatto un percorso sulla sostenibilità in tutta Italia partendo da Roma, quindi con i ragazzi facendo formazione su questo.
Parliamo di futuro, con una scuola di mobility e verrà uno studente a relazionare. E poi le conclusioni saranno affidate a Gianluca Pellegrini, il direttore di Quattro Ruote, che ha accettato di essere presente al nostro evento. Una cosa che però non abbiamo detto è che tutto ciò è dovuto ed è grazie alla collaborazione di Patrizia Paglia. Sì, che coordinatrice. Assolutamente. Ha dato un supporto effettivamente importantissimo nell'individuazione dei temi, nell'individuazione insomma dei relatori con cui ha tenuto i rapporti per creare anche il fil rouge che governerà il convegno stesso, e quindi sicuramente un grosso contributo da parte sua, e la ringraziamo sicuramente per questo. Direi, per noi è una serata importante che vuole aiutare le aziende a riflettere su questo tema, perché il tema della sostenibilità è qualcosa che è indispensabile e necessario. Le aziende saranno tutte obbligate a fare il bilancio di sostenibilità, coloro che sono quotate in borsa già lo devono fare ora, ma al di là del documento fisico che ha all'interno degli adempimenti, devono cominciare a fare tantissime cose rispettando i criteri ESG proprio per essere maggiormente sostenibili. Noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo iniziando con questo primo evento, dove le aziende sono invitate anche in sala ad ascoltare quello che abbiamo da raccontare e poi a partecipare a un piccolo aperitivo di networking finale che noi abbiamo voluto omaggiare o dedicare a un momento proprio di chiacchiera tra di noi. Sì, quindi un percorso verso la sostenibilità per salvaguardare l'ambiente, per un futuro migliore, per lavorare meglio, anche per le aziende, per gli operai, per gli imprenditori, per coloro che si impegnano giorno per giorno nella loro attività. Ormai è un tema assolutamente di attualità questo, e la cosa positiva è che è 20 anni che si parla di sostenibilità. Io quando ho iniziato i miei studi al Politecnico si parlava di ingegneria e di architettura sostenibile, ma non si capiva ancora bene che cosa fosse. Oggi quello di cui mi rendo conto è che il pubblico, la massa, inizia a comprendere che cosa significa e inizia ad attuare nella propria vita quotidiana dei piccoli passi verso appunto uno stile di vita più sostenibile. Questo sicuramente è un grande obiettivo, un grande punto di arrivo e anche di partenza, se vogliamo, per la nostra società, ed è per questo che abbiamo insomma puntato su questo argomento. Quindi non è più solo parlarne, ma finalmente si riescono a fare dei passi concreti e dei fatti. Tutto questo rientra nel Festival della Reciprocità, che è organizzato dalla Tetere Canavesale, quindi dal Comune di Aglie, Castellamonte e San Giorgio Canavese. Sì, proprio così. Questa, oltre ad essere una novità per Aglie, è una novità per Tetere Canavesane, ed in particolare rientra in quelle novità che riteniamo essere anche particolarmente utili in senso generale. Mi spiego meglio. Ad esempio, a San Giorgio sono molti anni che puntano sulla biodiversità, come ben noto, con il mercato della terra e della biodiversità, che è stato come sempre un grandissimo successo. E quindi un tema anche lì di attualità, un tema etico, un tema scientifico che può avere molti sviluppi. Abbiamo deciso di parlare di sostenibilità per portare anche sul nostro territorio un tema che potesse essere di pari interesse, di pari diciamo attualità, ma ovviamente differente per diversificare chiaramente la proposta. E quindi in questa chiave siamo convinti di aver dato un contributo anche a quello che è il progetto Tre Terre, a quello che è il progetto del Festival della Reciprocità, e in particolare quello che è un obiettivo che ci siamo dati quest'anno, che per il momento ha preso piede con San Giorgio, con la mattina di lunedì scorso, con gli stati generali della biodiversità che ha coinvolto 500 bambini delle scuole di Aglie, Castellamonte e San Giorgio ovviamente, ma anche del circondario, diverse scuole superiori del circondario, dove si è parlato di biodiversità, si è raccontato che cos'era biodiversità, e i bambini hanno ascoltato con grande interesse, perché poi chiaramente sono in una fase della vita in cui è più facile apprendere determinati concetti. Ecco, quello, parlando col collega di San Giorgio, ho pensato che fosse veramente un momento molto significativo, e l'obiettivo chiaramente, adesso siamo un po' indietro, noi siamo partiti solo quest'anno, ma l'obiettivo per gli anni a venire è quello di, anche per noi, coinvolgere questi ragazzi, fare proprio un festival dedicato a loro specifico, che avrà come tema ovviamente quello della sostenibilità. Anche se in parte già potete coinvolgerli, perché comunque
non dico le scuole perché essendo un weekend, però le famiglie, se portano i ragazzi al convegno, comunque è interessante, così se li porteranno purtroppo in autunno e non questa domenica alla fiera, sulla sostenibilità è un altro modo per coinvolgerli, quindi non attraverso le scuole, però attraverso le famiglie, penso che sia importante anche dal punto di vista educazionale tra genitori e figli. Certamente, ci saranno anche dei contenuti oltretutto nella fiera, quando avremo modo di rifarla, di organizzarla in autunno, però ci saranno dei contenuti che può raccontare Loredana, sì, che ha curato nel dettaglio. Avevo previsto, grazie di nuovo alla collaborazione con un'azienda di primo importante che si chiama Sinestesia, un momento che è proprio un loro format che si chiama Future Makers. È un tavolo di lavoro e di esperienza di gioco dedicata a bambini e ragazzi, dove per i bambini loro portano degli Ozobot, si chiamano così, sono dei mini bot alimentati energia solare, e i bambini imparano veramente in meno di un'ora, grazie a dei tutor, a creare col computer delle istruzioni in codice per farli muovere all'interno di una pista fatta a colori. Quindi i bambini prima colorano il percorso che vogliono fare alle loro macchinine, ai loro bot, e dopodiché gli viene insegnato una base di coding, se mi si può permettere il termine. Certo. Mentre per i ragazzi un po' più grandi, ma comunque non parliamo di, ci sono anche dei bambini di quarta e quinta elementare, gli viene insegnata una prima parte di programmazione con un tool apposito per creare i propri videogiochi. Quindi ancora una volta c'è un insegnamento esperienziale importante, molto, molto carino, che comunque ti fa già vedere se questo ragazzo ha una vena informatica oppure certo. No, perché comunque è anche bello che imparino cosa c'è dietro al videogioco che comunque inevitabilmente utilizzano tutti ogni giorno. Certo. E poi sempre con loro abbiamo in mente altre esperienze da poter realizzare, ma in piazza ovviamente, oppure quando abbiamo sì. La fiera. Per il convegno invece abbiamo ideato un piccolo quiz. È un quiz simpaticissimo su un'app, tutti quelli che verranno al convegno la possono fare, avranno un QR code, lo inquadrano con la fotocamera e sarà un quiz con pochissime domande, anche un po' simpatico, dove chiederemo qual è la, cioè rileveremo qual è la comprensione attuale sulla sostenibilità. Perché è importante anche vedere ognuno come la interpreta, come la comprende e come cosa vuole fare o cosa sta pensando di fare. Quindi è un quiz simpatico, assolutamente anonimo, perché ovviamente non vogliamo i dati di nessuno, ma è giusto un gioco per arrivare ancora di più a parlare di sostenibilità e a comprendere fin dove si arriva oggi. Poi interessante per i ragazzi, ma interessante sì. Anche per gli adulti, perché comunque la percezione sulla sostenibilità non è detto che sia uguale per tutti. Certo. E quindi per capire anche dove, come arrivare, dove si vuole arrivare, forse avere una base sulla quale partire può essere utile. Sì, tant'è che la domenica avremmo avuto in piazza anche un istituto, l'Istituto Martinetti di Caluso, che avrebbe portato i loro ragazzi a raccontare le loro esperienze, perché loro sono una high school, quindi sono già avanti da questo punto di vista, volevano raccontare i progetti che hanno fatto durante l'anno e la loro attuale comprensione della sostenibilità. Ed era importante un confronto anche con i bambini un po' più piccoli, magari. Sì, bello. Allora, ricordiamo il convegno di sabato, gli orari, sì. Il posto, i relatori. Chi dei due? Allora, io ricordo il posto. I relatori li ha elencati lei. E le chiederò un ulteriore sforzo. Esatto. Sì, esatto. Per allora, il convegno, ore 17, sabato 20 maggio, Salone Comunale Franco Paglia di Aglie, in strada Bairo. E insomma vi aspettiamo in tanti perché riteniamo che sia un bel momento, un momento di crescita reciproca importante e insomma auspichiamo che sia un bel punto di partenza che porrà anche delle basi solide per la fiera. Quando la faremo? Ma la faremo sicuramente, siamo ottimisti. L'aspettiamo. Bene, allora i temi sono le parole della sostenibilità, sono 8. Abbiamo Pedali con Elisa Gallo, che sarà la relatrice, perché c'è anche qualche donna che fa da relatore nel nostro convegno, Le Due Ruote con Giorgio Alfani, e Le Quattro Ruote con Enrico Pisino, poi un tema è Aria con Paolo Pari, l'altro tema è Energia con Luca Dal Fabbro, presidente di IREN, poi abbiamo Ambiente come tema con appunto Linda Bovo di 3B,
Dopodiché, futuro, appunto con la scuola di e-mobility, non sappiamo ancora quale sarà lo studente coinvolto nello speech, ma è una sorpresa per sabato sera, e poi le conclusioni che saranno appunto affidate al direttore di quattro ruote Gianluca Pellegrini. Perfetto. E per finire non dimentichiamo che ci sarà un rifresco certo, a cura dei commercianti alla Diesi. Sì. I commercianti alla Diesi tutti insieme, ognuno ha portato uno dei loro prodotti o ha preparato un piatto, mm-hmm. Ovviamente sono tutte le attività che da noi normalmente fanno questo, come la nostra gastronomia e i nostri produttori, e tutti insieme hanno realizzato questo aperitivo. Quindi siamo molto grati per il loro aiuto. Una bella sinergia, assolutamente. Una bella unione, intenti. Quindi vi aspettiamo sabato 20 maggio al Salone Franco Paglia, ore 17, ingresso libero per Mi Muovo Stories. E continuate a seguire Vitamin News.